Grazie, tanto grazie, davvero a Marcello Maspero, Davide Foschi, l'Associazione Verso un Nuovo Rinascimento, per questo invito. Sono molto onorato, davvero, di essere qui. E per me è un grande privilegio portarmi insieme a me questo viaggio all'interno del Cenacolo. Facciamo usando delle mappe interattive che sono state preparate da Paolo Dal Prato. Paolo Dal Prato è un fotografo professionista che molto laicamente si occupa anche di generazione di immagini digitali, è fra l'altro uno dei guru di strumenti legati all'intelligenza artificiale come DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney. Non so se avete mai sentito parlare di questi strumenti. Noi faremo questo viaggio avvicinando l'opera in maniera graduale, quindi parleremo di Leonardo, poi di Leonardo Milano, Leonardo nel Cenacolo, entreremo nel quadro, poi scavalleremo la forcella e avremo un finale dedicato al concetto di nuovo rinascimento. Partiamo allora velocemente con Leonardo. Questo che vedete è uno dei pochi autoritratti certificati di Leonardo, che poi Paolo Dal Prato ha elaborato con un tool di intelligenza artificiale per ricostruire quella che poteva essere la fisionomia di Leonardo al momento dell'autoritratto. Leonardo, sapete, nasce la prima volta, per la seconda abbiamo scoperto nel 70 del 1972, ma la prima volta era invece il 1452. Suo padre si chiamava Piero, era un notaio. Leonardo nasce fuori dal matrimonio. Ser Piero poi si sposerà successivamente con una donna diversa da Caterina, che è la madre di Leonardo, di cui sappiamo abbastanza poco. Cresce da autodidatta e soprattutto lo segue suo zio Francesco, il fratello di Piero, ed è Francesco a presentargli quella che sarà l'unica vera, amatissima e fedelissima sposa di Leonardo in tutta la sua vita, che sarà la universale curiosità. Francesco, lo zio Francesco, gli insegnerà a guardarsi intorno, a non dare mai nulla per scontato e a farsi sempre le domande, a chiedersi sempre perché. Questo motore della universale curiosità, unito al quoziente intellettivo clamoroso, già citato giustamente da Davide, ha fatto sì davvero che Leonardo fosse un genio poliedrico e universale. Fu un grande ingegnere idraulico, fu un grande fisico, studioso di ottica, un grande biologo, filosofo, scenografo, musicista, anatomopatologo, enologo, pittore, sì, un pittore, uno straordinario pittore. Le sue capacità di pittore si vedono fin da subito, fin da quando è molto giovane. Già nel 1470 è in bottega dal Verrocchio, ma molto presto avrà le sue commissioni, la sua bottega, i suoi alunni. Nel 1482, quindi quando ha 30 anni, viene chiamato da Ludovico il Moro a Milano. Lui verrà a Milano, porterà con sé uno strumento di sua invenzione, una specie di cetra a forma di testa di cavallo, tutta d'argento, che suonerà qua a Milano, ammaliando davvero gli spettatori di Milano. A Milano i luoghi, come già citato da Davide, sono i luoghi fondamentali. Per Leonardo sono tre. Questa è una mappa di Milano del 1500. Il primo luogo è naturalmente Castello Sforzesco. Castello Sforzesco naturalmente è un luogo fondamentale per gli Sforza, per anche la gestione politica degli Sforza. Leonardo qui fa veramente di tutto: dipinge nella sala delle aste, come citato, ma anche un suo laboratorio di chimica, dove per esempio studia come ammorbidire il bronzo aggiungendo rame arso e arsenico nel tentativo di creare una statua equestre in onore di Francesco Sforza, che è il padre di Ludovico il Moro, statua che purtroppo Leonardo non riuscirà a realizzare. Studia matematica con frate Luca Pacioli, che è un matematico bravissimo, amico di Leonardo, che gli insegnerà per esempio la matematica di Fibonacci. Preparerà due scenografie piene di trucchi speciali, avrebbe vinto il Nobel se rinascesse oggi Leonardo, due spettacoli che vengono messi in scena per due matrimoni di casa Sforza, molto sfarzosi, in questi spettacoli compaiono pianeti, soli, stelle che entrano e che escono. I milanesi rimangono veramente entusiasti di questo tipo di magia che Leonardo riesce a creare. Il secondo luogo è a 10 minuti, un quarto d'ora a piedi dal Castello Sforzesco, ed è naturalmente la Santa Maria delle Grazie. Qui Leonardo lavorerà, ma conoscerà anche personaggi importanti come Donato Bramante, che sta progettando e costruendo la cupola della
meraviglioso di Santa Maria delle Grazie, donato da Montorflo, che è un pittore lombardo, che poi vedremo lavorerà esattamente nel Cenacolo contestualmente, a Leonardo, ma anche un teologo come Vincenzo Landello, che è il priore del convento di Santa Maria delle Grazie, con cui Leonardo avrà anche degli scontri piuttosto accesi parlando di teologia. Il terzo luogo è veramente il luogo del cuore, per Leonardo, ed era già citata Vigna, che è proprio di fronte, che era la famiglia della famiglia Tenani, che viene donata da Ludovico il Moro a Leonardo. Leonardo l'affronta con la solita curiosità, è una novità, e quindi l'affronta con passione. Chiederà appunto alla famiglia Caprotti, al padre del Salai, di scendere da Oreno, dal mercato, dove i Caprotti, prima di aprire l'Esslunga, avevano dei terreni, e quindi il signor Caprotti aiuterà Leonardo a coltivare la vigna. Ma intanto Leonardo studierà molti libri provenienti dalle abbazie francesi sulla vinificazione. Definirà un metodo da lui inventato per identificare il momento giusto per effettuare la vendemmia, avendo capito che a seconda di alcuni parametri la vendemmia va fatta in momenti diversi di anno in anno. A noi però interessa soprattutto il lavoro in Santa Maria delle Grazie nel Cenacolo. Il Cenacolo è questa costruzione che vedete rettangolare con un lato lungo e un lato corto, tanto per vedere Santa Maria delle Grazie dall'alto, questa viene avanti in testa, adesso si gira e la rivediamo, questa che rimane lì in alto. Noi entriamo nel Cenacolo. Ho chiesto a Paolo Dal Prato di essere molto schematico, perché ho bisogno di farvi vedere proprio due cose, poi entriamo nell'opera. Intanto facciamo una cosa da ribelli, una cosa che non fanno mai, che non fa mai nessuno, ed è guardare cosa c'è di fronte. Di fronte, la parete di fronte, c'è una meravigliosa crocifissione di Donato da Montorfano. È assolutamente un capolavoro, ed è il capolavoro meno guardato al mondo, perché tutti entrano e guardano. Poi oggi abbiamo 20 minuti, ma anche ai tempi tutti si concentravano sull'ultima cena. Donato da Montorfano lavora insieme, negli stessi tempi, intendo dire, di Leonardo da Vinci, finisce prima, quindi l'opera in realtà è già pronta quando Leonardo sta ancora concludendo la sua opera. Anche noi facciamo come tutti e ci giriamo e andiamo a vedere l'ultima cena di Leonardo. Tra poco entreremo nell'opera, prima datemi il tempo di due velocissime indicazioni, intanto cronologiche. Non abbiamo ancora detto in che anni lavora Leonardo. Leonardo, oggi lo siamo abbastanza sicuri, direi praticamente certi, inizia a lavorare all'ultima cena già tra la fine del 1493 e l'inizio del 1494, e siamo assolutamente certi che finisce nel 1498. Come facciamo a essere così sicuri? Perché Luca Pacioli, frate matematico di cui prima, scrive e finisce il suo trattato di matematica nel 1498 con tanto di data, citando l'appena terminato capolavoro dell'amico Leonardo in Santa Maria delle Grazie. Che anni sono? Provo a raccontarlo citando due episodi, due eventi storici importanti, uno di livello planetario e uno di livello locale, parlando di Firenze. A livello planetario, nel 1494, per esempio, Cristoforo Colombo sbarca per la prima volta in Giamaica. Nel 1498 sbarca per la prima volta in America del Sud. In Italia di queste cose non parla praticamente nessuno. Nessuno ha colto che cambierà la quotidianità di tutti per questo allargamento del mondo. È come se avessero scoperto un nuovo pianeta per quello che era il mondo conosciuto fino ad allora. A Firenze invece la situazione è molto diversa. Nel 1493-94 il potere è nelle mani di frate Girolamo Savonarola, benedettino oscurantista, nemico della musica, dell'arte, delle feste, dei colori. Firenze è una città buia, le uniche luci che si vedono sono i falò delle vanità che frate Girolamo accende per bruciare vestiti, arazzi, libri, quadri e botticelli. Gli artisti devono scappare, non hanno più modo di lavorare. Michelangelo, che era pure un seguace del Savonarola, sarà costretto a fuggire da Firenze per trovare lavoro, con questo grande dolore, con questa grande difficoltà. Ma nel 1498 i fiorentini si ribellano, approfittando anche di una specie di guerra civile fra i francescani e i benedettini. Arrestano Girolamo Savonarola, uccidono tutti i suoi collaboratori. Girolamo Savonarola passa un mese in una prigione, in una torre, a pane e acqua e a cacciare i topi. Poi viene a maggio impiccato, viene ucciso impiccato, e il suo cadavere viene bruciato in un ultimo falò delle vanità, se vogliamo, conclusivo. Leonardo, però, qui stiamo dicendo, sta lavorando a quest'opera e ha fatto delle scelte per quest'opera anche piuttosto contraddittorie, difficili anche da capire.
Per esempio, è un dipinto sul muro, ma lui decide di non usare la tecnica dell'affresco, no? Aspetta, la dico in maniera schematica, chi è esperto mi scuserà. L'affresco funziona così, viene steso l'intonaco, l'artista ha dei cartoni preparatori, quindi mentre l'intonaco si asciuga, l'artista dipinge la scena che deve dipingere, l'intonaco protegge il colore, per cui l'opera rimane lucida e rimane soprattutto appunto protetta. Leonardo non vuole lavorare così perché vuole poter modificare l'opera continuamente. Ogni volta che elabora un nuovo pensiero vuole poter tornare e cambiare qualcosa. E quindi l'affresco non è la tecnica giusta. Allora, prova a applicare la sua capacità di chimico per creare dei colori molto particolari, aggiungendo gesso, pece e mastice. Quindi crea dei colori a tempera molto diversi, con l'idea che questi colori attecchiscano al muro. E quindi con la speranza di generare una nuova tecnica che poi torni utile anche in futuro a tutti coloro che vogliono dipingere su parete senza usare l'affresco. Purtroppo questo tentativo non andrà a buon fine, sappiamo tutti che fin dall'inizio Leonardo si rende conto che l'opera è molto debole, che si rovina velocemente, tant'è che chiede a tanti suoi allievi di fare delle copie, no? Il Marco Del Giorno già citato, il Gian Pietrino, tanto farei degli esempi, poi userò una copia del Gian Pietrino per farvi vedere alcuni particolari che qui non si vedono più. Ultima annotazione. Vedete che tutti i discepoli, sono tutti gli apostoli, sono dalla stessa parte del tavolo, no? Sono tutti di là. Ovviamente lo scopo primario è tutti di fronte, non avere nessuno di spalle, perché è sempre complicato raffigurare qualcuno di spalle, ma c'è una motivazione anche diversa che ha senso. Cosa vuole fare Leonardo? Leonardo vuole che i frati, ogni volta che consumino un pasto al cenacolo, di fatto partecipino all'ultima cena, siano commensali dell'ultima cena in cui viene stabilita l'Eucaristia. E quindi voi potete immaginare questo come una specie di lunga tavola a forma di ferro di cavallo, come una volta nei matrimoni, c'era, no? Nel tavolo, nella parte corta c'erano gli sposi, testimoni, i genitori degli sposi, e la parte lunga tutti gli altri invitati. Quella che vedete, la stanza dove si consuma l'ultima cena, è un prolungamento del refettorio, come se fosse un'unica stanza che prosegue. Può sembrare una sciocchezza, ma vedrete che è esattamente quello che succede, e ve lo dimostro con due immagini. Questo è il soffitto dipinto da Leonardo. È un soffitto a cassettoni esattamente identico al soffitto del Cenacolo, ma c'è un altro particolare che ci rassicura da questo punto di vista, e sono questi arazzi. Questi arazzi che adesso si intravedono, non si capisce, in realtà erano arazzi, esattamente in continuità con gli arazzi che campeggiavano sulle pareti del cenacolo. Quindi voi immaginatevi il cenacolo, questi arazzi che prosegue. E quindi è veramente un'unica stanza che coinvolge lo spettatore oggi all'interno dell'ultima cena. C'è un movimento dello spettatore verso l'ultima cena di Leonardo. Questo fa sì che il cenacolo d'improvviso si ritrovi con un bellissimo sfondo, una nuova finestra, una nuova luce, una nuova aria. Questo è lo sfondo tipicamente leonardesco, quindi vedete le colline bellissime, l'aria. Sapete che Leonardo impazziva per dipingere l'aria, non capiva. L'aria non si vede, ma si vede, si percepisce, è rarefatta, diventa azzurra, e questa battaglia di Leonardo contro l'aria durerà per tutta la vita. Le luci, i punti luce sono due, questo è uno. Il secondo, non sappiamo cos'è, ma è sicuramente di fronte a Gesù dalla parte nostra destra, perché il viso di Gesù è leggermente più luminoso da una parte rispetto all'altra. Che momento sceglie Leonardo? Lo sapete, no? Prendiamo per esempio il Vangelo di Matteo, siamo nel versetto 21 del capitolo 26, Gesù ha appena annunciato: qualcuno di voi mi tradirà. E quindi c'è confusione, vedete che c'è grande movimento, c'è una dinamica enorme in questa in quest'opera, non c'è nulla di statico. Gli apostoli cominciano a discutere fra di loro. D'altronde, non c'è niente di migliore di un momento inaspettato per raffigurare il comportamento e l'animo vero di tutti i presenti. Leonardo fa questo. Leonardo prende uno per uno gli apostoli e scrive un trattato di linguaggio del corpo, veramente un trattato di psicologia. Ognuno di questi apostoli, col suo atteggiamento, ci dice com'è, ci dice qual è il suo carattere. È un trattato veramente molto moderno di linguaggio del corpo. Allora, se mi permettete, li vediamo velocemente, ma tutti. Partiamo
dai tre in fondo, partiamo dai due estremi, partiamo dalla sinistra adesso di Gesù, e quindi abbiamo Simone, Giuda Taddeo e Matteo. Vedete che sono tutti a gruppi di tre, sapete, no? Tre, naturalmente, al ruolo della Trinità, è un numero fondamentale nella cristianità. Quei tre lì fanno discussione a sé, stanno discutendo su come portare avanti l'approfondimento. Non abbiamo capito, ci cioè, ha detto qualcosa, non ho capito. Come facciamo a capire meglio, no? Matteo, non so, per chiamare qui sembra un mediano di Mischia che sta passando l'ovale, o appena passato l'ovale, al mediano d'apertura, all'ala o alla prima linea, no? Stava dicendo, ma chiediamolo a loro, hanno capito meglio, sono più vicini, chiediamolo a loro. È il primo qua, vedete in azzurro, no? Vediamoli ancora meglio. Simone fa il classico gesto del Padre Nostro, è un gesto di accettazione. Simone è lontano, vedete, ha le mani aperte e coi palmi verso l'alto, è il gesto del Padre Nostro, vuol dire io non ho capito bene, so che sta succedendo qualcosa, la mia posizione è si è fatta la volontà di Dio, qualunque cosa Dio decide, per me va bene. Giuda Taddeo, per definire Giuda Taddeo, devo chiedere in prestito l'aiuto di Goethe. Goethe, sapete, no? Fa un viaggio in Italia, alla fine del viaggio in Italia chiede assolutamente di poter vedere quest'opera, viene portato a Milano al Cenacolo. Impazzisce naturalmente durante quest'ultima cena, ma di questo apostolo dice una cosa molto particolare: dice che Leonardo voleva rappresentare un apostolo italiano perché Goethe dice è convinto che Giuda Taddeo stia facendo questo gesto qua, che come sapete è il gesto che da sempre ci fa riconoscere come italiani in qualunque parte del mondo. Qualcosa di italiano anche Matteo, perché Matteo ha un vestito di foggia di colori romani, solo i romani vestivano così in Giudea a quei tempi, perché? Perché Matteo di mestiere aveva un mestiere con contratto indeterminato perché faceva l'esattore delle tasse per i romani. Tutti hanno in mente il quadro meraviglioso di Caravaggio sulla vocazione di San Matteo. San Matteo, per aiutarci a identificare San Matteo, Leonardo lo veste da romano. Passiamo dall'altra parte del tavolo, velocemente, vedete Bartolomeo, Giacomo Minore e Andrea. Bartolomeo è l'unico che si vede a figura intera, vedete che si vede completamente, anche lui un po' come Simone, in fondo al tavolo ha capito poco e quindi non è che reagisce in maniera particolarmente violenta, si sposta verso Gesù, no? Si cerca soltanto di capire meglio, tutti in realtà gli apostoli, meno uno, immagino che capiate chi, si spostano col baricentro verso Gesù, ovviamente puntano, diciamo, a Gesù. Giacomo minore però già si muove di più, vedete con la mano sinistra si sposta verso San Pietro, lo tocca. Perché vuole sapere dal capo che cosa sta succedendo. San Pietro è il più anziano ed è il capo della congrega, quindi lui va direttamente alla fonte per cercare di capire. Giacomo minore, lo vedete, ha una fisionomia precisa, assomiglia a qualcuno. A chi assomiglia? Lo vedete? Assomiglia a Gesù. Perché Giacomo minore era, per tradizione, uno degli adelfoi, cioè uno dei fratelli di Gesù, fratelli sempre inteso in senso lato, cioè uno degli appartenenti alla tribù Gesù, uno dei parenti, possiamo dire. Tant'è che la leggenda vuole che il bacio di Giuda sia colpa di Giacomo Minore, nel senso che il rischio era che le guardie arrestassero Giacomo Minore invece di Gesù, visto che si assomigliavano molto. Gesù era popolare, quindi le guardie in teoria sapevano chi era Gesù. Gesù è stato condannato a morte perché troppo popolare, aveva fatto risorgere Lazzaro, era entrato in Gerusalemme in mezzo alle palme, agli Osanna, però il dubbio che Giacomo Minore venisse confuso con Gesù, fa sì che Giuda debba fare un gesto per far riconoscere Gesù. E fa: guardate Andrea, Leonardo qui veramente ci disegna il carattere. Guardate Andrea cosa fa. Andrea ha un tipico gesto di difesa, di protezione, vedete che mette le mani avanti. Andrea sta dicendo: non sono io, non prendetela con me. A me non interessa chi è il traditore, l'importante è che non ve la pigliate con me. Vedete, proprio un gesto tipicamente di difesa, che è quello delle mani avanti. Ma avviciniamoci a Gesù e vediamo la terra a sinistra di Gesù. Questi sono Filippo, Giacomo Maggiore e Tommaso. Filippo anche lui ha un gesto di accettazione. Tipico gesto di accettazione, in questo caso Mariano, vedete che sta incrociando le mani davanti al petto. È il tipico gesto con cui si raffigura tipicamente la Madonna, che accetta la propria condizione di madre che perderà un figlio. Citiamo, per esempio, l'Annunziata di Antonio Domenica, se avete occasione di vederla quando è stata qualche anno fa a Palazzo Reale, un'opera
straordinario, bellissimo. La Madonna tipicamente tiene le mani davanti al petto, questo è un gesto di eccitazione, Maria. Guardate invece Giacomo Minore, reazione opposta a quella di Andrea. Giacomo Minore reagisce con aggressività, si alza in piedi, proprio fa barriera, difendo io, cioè, guardia del corpo. Giacomo Maggiore è una guardia del corpo, blocca tutti, ma nel fare così, vedete, allarga le braccia, assume anche la posizione del crocifisso. Ricorda la crocifissione, Giacomo Maggiore è il primo apostolo martire, primo martire assoluto è Santo Stefano, ma il primo apostolo che verrà martirizzato è Giacomo Maggiore. Ecco che lui è un gesto che, non so, abbiamo visto sempre in Caravaggio, in una delle due cene di Emmaus, uno dei due apostoli, quando riconosce Gesù, fa esattamente questo gesto. In Giotto, nella deposizione in Cappella Scroveni, uno dei presenti disperato fa esattamente questo gesto così. È il gesto tipico che ricorda la crocifissione di Gesù. Siamo sicuri che lo dietro a Tommaso? Sì, beh, siamo certi. Dito di Tommaso, indimenticabile. Ancora Caravaggio, dito di Tommaso che entra nelle piaghe, nelle ferite di Gesù. Tommaso è l'apostolo del dubbio e quindi sta dicendo: non è che sono io? Sono forse io il traditore, non si fida neanche di se stesso. E passiamo velocemente ai più importanti, perché qui siamo alla destra di Gesù, e quindi sono i tre, anche gerarchicamente più importanti del gruppo, dal punto di vista gerarchico. Partiamo da San Giovanni, che a me piace, ed è bravo, eh? Scrive bene, appassionante, ti attira, ti dà lì. San Giovanni, ok? San Giovanni è sempre raffigurato come un giovane senza barba. Giovane perché era per tradizione il più giovane del gruppo, sapete che è uno degli scrittori dell'Apocalisse, l'Apocalisse è scritta da più mani, ma una potrebbe essere, per tradizione è, nella mano di San Giovanni Apostolo, è scritta 50 anni dopo questa cena, vista l'età media dei tempi doveva essere per forza. Molto giovane e senza barba perché è simbolo di verginità. San Giovanni è sempre per tradizione lo sposo delle nozze di Cana, che dopo aver visto Gesù tramutare l'acqua in vino, decide di seguire Gesù non consumando il matrimonio, quindi rimane simbolo di verginità. Come reagisce Giovanni? È più giovane di tutti, sereno, tranquillo, affidabile. Lui che è l'apostolo più amato da Gesù, è il simbolo dell'affidabilità. Tant'è che Gesù, lo sapete, affiderà la Madonna a San Giovanni quando sarà sulla croce, in punto di morte. L'azione opposta, quella di San Pietro, che è il più anziano, ma quello che reagisce in modo più giovanile. Lo vediamo ancora di più se notiamo che cos'ha in mano qua San Pietro. Cioè, San Pietro reagisce in maniera talmente violenta che ha già preso in mano il coltello. Se trovo chi è, lo sgozzo. Pensate come sta giù, che è lì, a 1 metro, con San Pietro che sta. Quello è il coltello, sapete, non c'erano le posate, quindi i coltelli erano personali. Quello è il coltello che fra qualche ora taglierà l'orecchio a Maico, al servitore del sommo sacerdote, facendo arrabbiare Gesù, che dirà: chi di strada frega più, mi taglia l'orecchio. Quando cercano di arrestare Gesù, San Pietro taglia l'orecchio a uno dei al servitore del sommo sacerdote. E con l'altra mano San Pietro fa un'altra cosa che metterà nei guai Leonardo. Qui si creerà veramente un dibattito. Vincenzo Mandello, il teologo, no? Il priore, andrà da Ludovico il Moro protestando, perché dirà che sembra che San Pietro voglia colpire al collo San Giovanni, una specie contro i karate ante litteras al collo di Giovanni. Un coltello e l'altra. Uno coltello al karate, insomma, un ragazzo piuttosto violento. E, anche perché Vincenzo Mandello è un po' scottato, come molti religiosi, dalle guerre intestine, per cui lui riteneva che questo desse l'idea di una guerra intestina all'interno della Chiesa. San Pietro sarà il capo della Chiesa, per quello serve l'energia, no? Per quello è disegnato così, dipinto così energico, ma Leonardo spiegherà che invece è il contrario. La posizione della mano di San Pietro serve a dividere inconsciamente. San Pietro divide San Giovanni da Giuda, protegge il giovane San Giovanni dalla cattiva influenza di Giuda. Arriva, dai, è l'ultimo, lo stai lasciando come l'ultimo. Arriva. Poi, tra l'altro, vedete che San Pietro protegge la gola di San Giovanni, perché sapete che la gola è il punto ferale più esposto, soprattutto dei mammiferi, è quello a cui le belve puntano quando devono uccidere una preda. Giuda, sì, arriva. C'è Giuda. Giuda è questo, vedete che è l'unico
che si allontana, vedete il baricentro? Si sposta, si allontana da Gesù, è più scuro, perché si allontana dalla luce di Gesù. No, è un messaggio teorico, non so se era, più scuro di natura, ma è un messaggio teologico, lui si allontana dalla luce di Gesù, esatto, sì. E qui è un posto importante perché lui è tesoriere, è quello che tiene la cassa del gruppo, quindi ha un ruolo anche gerarchico, tant'è che vedete che ha un sacchettino in mano, ma quel sacchettino ricorda naturalmente, non so se si vede anche lì in fondo, vediamo se riesco a farlo vedere meglio. Vedete che hai in mano un sacchettino di. Ovviamente ricorda anche il sacchettino dei 30 denari, dei 30 sicli, con cui Giuda venderà Gesù. Cos'erano i 30 sicli? Erano di fatto lo stipendio di un mese di lavoro di un operaio dei campi, ma erano anche la cifra che serviva per liberare uno schiavo. Cioè, se io avevo un debito con lui e non lo pagavo, diventavo il suo servo. La mia famiglia per liberarmi doveva dargli tutti i soldi del debito, più 30 sicli. Allora, 30 sicli è la cifra della libertà di una persona, e Giuda si vende per la cifra della libertà di una persona al diavolo. Bene, arriviamo a questo punto però al personaggio fondamentale, Gesù, che vedete è isolato da tutti, eh? Nonostante sia al centro, è di fatto isolato da tutti, è il centro anche geometrico, perché il centro del quadro sarebbe l'occhio destro di Gesù. E allora, lo sguardo di Gesù, allora uno si aspetterebbe il parallasse, proprio il centro geometrico sarebbe l'occhio destro. Uno si aspetterebbe che lo sguardo di Gesù fosse puntato, no, sull'interlocutore, sui frati, su chi guarda l'opera, o al limite verso l'alto, così io guardo, attirato dallo sguardo di Gesù, guardo verso Dio. Invece guardate, lo sguardo di Gesù è verso il basso, sembra quasi insicuro, dubbioso. Certo, sta guardando il pane. Perché sapete che fra pochi attimi spezzerà il pane e racconterà cosa sta per succedere. Inizierà un processo che inevitabilmente porterà al sacrificio del suo corpo e del suo sangue. Ha le mani, vedete, lo dicevo prima, lo parlavamo prima con Davide, ha le mani una verso il basso, vuol dire la natura umana di Gesù, una verso l'altro la natura divina di Gesù. A Leonardo interessa la natura umana di Gesù, perché Leonardo lo dipinge così, è davvero incerto, davvero dubbioso. Perché Leonardo pensa a Gesù come uomo e in quanto uomo dotato di libero arbitrio. Noi diamo sempre tutti per scontato che quello che viene raccontato doveva succedere per forza, ma sempre c'è una scelta. C'è la scelta della Madonna che è libera quando dice sì all'angelo. C'è la scelta di Giuda che è libero quando decide di tradirla ed è libero quando si impicca, cioè non crede all'infinita misericordia di Dio. Gesù è uomo e liberamente accetta di subire l'arresto, gli sputi, i pugni, la corona di spine, i chiodi nei polsi, i chiodi nelle gambe, la mancanza di respiro, la morte per soffocamento in croce. Capite? Una sequela di dolore enorme e lui deve liberamente accettarlo. Farà fatica. Nell'orto del Getsemani dirà: allontana da me questo calice amaro, ma sia fatta la tua e non la mia volontà. Per uno dei Vangeli, le ultime parole di Gesù sulla croce sono Eli, Eli, lema sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? È difficile questa scelta per Gesù. Leonardo lo capisce, lo ammira e quindi ci rappresenta il momento eroico in cui Gesù decide liberamente di sacrificarsi per l'umanità. Sono riuscito a raccontarvi finora questo. Allora capite che quello che c'è dietro, che rende quest'opera un capolavoro, non è soltanto la perizia tecnica indiscutibile di Leonardo o l'estetica, perché vedete che l'immagine è esteticamente bellissima, è il pensiero profondo, sofferto, intelligente, originale di Leonardo che dà spessore e univocità all'opera. E questo è vero sempre, questo è stato vero per Leonardo, ma è vero sempre, è vero ancora di più oggi. Un momento in cui noi abbiamo strumenti per generare immagini straordinariamente potenti, non serve più saper tenere in mano un pennello per produrre un'immagine, lo può fare chiunque. E allora che cosa fa la differenza? La differenza la fa il pensiero, la profondità del pensiero dell'uomo, la fa l'uomo. E questo è un punto fondamentale. Adesso ci torniamo fra un attimo quando affronteremo il tema del nuovo umanesimo proprio in sede di conclusione. Prima permettetemi però,
Perché così come siamo arrivati gradualmente, abbandoniamo gradualmente l'opera, anche perché io faccio sempre fatica ad abbandonare quest'opera meravigliosa. Vi faccio vedere tramite la copia di Gian Pietrino due particolari che qui non vedete. Uno ai piedi, i piedi di Gesù, vi chiederete dove sono, cosa fanno, come erano. Allora, ho sbagliato. Qua. La via di fuga, per arrivarci, permettetemi di rendere omaggio a una donna straordinaria, la professoressa Pinin Brambilla Barcinò, che molti di voi avranno riconosciuto e conoscono, cioè colei che guidò il restauro straordinario venne fatto negli ultimi 20 anni del secolo scorso. Noi siamo fra i pochissimi fortunati dal 1600 a oggi che possono ammirare l'opera di Leonardo, perché tutti i tentativi di miglioramento che erano stati fatti dal 1600 in poi erano stati fatti a pittori che avevano aggiunto, cioè avevano deciso di ridipingere quello che era stato perso per colpa del tempo e della tecnica usata da Leonardo, aggiungendo delle cose di qualità però ovviamente peggiore. Lei ha tolto tutto, quello che vediamo oggi è tutto e solo di Leonardo ed è una grande fortuna. Ci siamo persi qualcosa? Sì. Ci siamo persi, vi faccio vedere due cose, uno i piedi, che hanno una posizione, vedete, ricorda, non so se riuscite a vederlo tutti, ricorda Gesù sulla croce, ricorda la posizione dei piedi di Gesù sulla croce, perché non ci sono più, magari lo sapete, e nel 1600 i frati decisero di risolvere un problema annoso che evidentemente per loro era assolutamente decisivo in un modo un po' drastico, nel senso che dietro la parete dell'ultima cena di Leonardo c'erano le cucine che avevano una sola uscita verso l'esterno. Quindi d'inverno il cibo arrivava in refettorio freddo. Allora, nel 1600, decido di aprire una porta per avere contatto diretto con la cucina, per avere, insomma, mettiamolo così, non voglio essere blasfemo o irricordoso, ma i piedi di Gesù hanno perso il ballottaggio con la zuppa calda, di fatti. Un secondo particolare che vi mostro, non so se lo vedete qua, questo è Giuda, che arretrando tocca una saliera e fa cadere del sale sulla tavola. Può essere, certamente è il Leonardo superstizioso, il sale portarogna, ma c'è anche però dai, un riferimento alla parabola evangelica, no? Voi siete il sale della terra, se sale non ha sapore, chi darà sapore al mondo? Giuda rifiuta di essere sale della terra ed ecco che abbatte. Bene, torniamo però al concetto, permettetemi dell'importanza del pensiero dell'uomo. Io sono convinto che il pensiero dell'uomo fluisce con continuità. È tutta un'evoluzione, siamo nani sulle spalle giganti, come si dice, c'è un fiume che ogni tanto ottiene acqua da ruscelli che arrivano da lontano, ma alla fine quelle gocce lì non si riconoscono più rispetto a quelle della sorgente. È un fiume unico che ci sta portando verso il mare dell'infinita conoscenza. L'arte è un'espressione di questo fiume unico del pensiero umano che continua a crescere, ad evolvere, ma con continuità. Poi noi ci mettiamo le paratie perché ci piace dire, anche per studiarlo è più facile, Medioevo, Rinascimento, Illuminismo, ma nella realtà il pensiero è fluido. Adesso vediamo quattro gocce di questo mare, dedicate all'ultima cena, di quattro autori diversi, per provare a esprimere questo concetto. Partiamo da Giotto, Cappello Strobeni, 1306. Vedete che tutti gli apostoli in questo caso sono tutti intorno al tavolo, quindi Giotto li fa girare per mostrarvi i profili, a parte Giuda che è decisamente di schiena, guardate una cosa meravigliosa, modernissima, San Giovanni, giovane senza barba, che appoggia il capo sul petto di Gesù. È un gesto di una modernità meravigliosa, si affida completamente, ci invita ad affidarci completamente a Gesù. 1306, un'immagine stupenda. Le aureole sembrano scure, in realtà erano tutte meno una dorate. Quella di Gesù è rimasta dorata perché è fatta con oro zecchino e quindi è rimasta dorata. Le altre erano dorate, ma il materiale più scadente è diventata scura. Quella di Giuda era proprio scura. Le aureole, lo sapete, Leonardo si rifiutava di dipingerle. Leonardo non dipingeva aureole proprio per contratto, c'era scritto. Tant'è che ci sono due vergini dell'Eur perché le riteneva qualcosa di non vero, no? Una cosa non realistica, e quindi non le accettava. Tant'è che sono due vergini delle rocce, una a Parigi, che è quella di Leonardo, senza aureole, né la Madonna né i Santi dell'aureola, la confraternita dell'Immacolata Concezione che doveva pagare l'opera,
anche per la mancanza di aureole, forse può anche una scusa, non so, non voleva pagarla. Allora Leonardo ne impostò una seconda che poi fece finire i suoi allievi che fecero le aureole loro, non lui, che era la National Gallery di Londra, e lì ci sono le aureole e arrivarono i soldi. Passiamo, scavalliamo l'ultima scena, Leonardo, andiamo alla fine del 1500, opera meravigliosa, stupenda, Tintoretto, San Giorgio Maggiore a Venezia, guardi l'idea dell'uomo, il ragionamento, è cinema questo. Questa è un'immagine cinematografica, guardate dove ha messo la telecamera, in alto, laterale, bellissimo, straordinario, Tintoretto, il centro dell'opera, tanto per capirci, geometrico, è la testa di questa donna che sta attingendo. Si sentono i profumi dei cibi, i rumori, è un banchetto vero e proprio questo, eh? Giuda, tanto perché so che lei è molto interessata dove è Giuda, è quello da questa parte qua. Per sicurezza l'ho messo da me. Poi lo dice? Lo dice dopo. Io volevo far notare invece il gioco delle luci, meraviglioso. La luce della lampada è questa. Va bene, la luce divina di Gesù che sta distribuendo la comunione è bellissima, e poi quassù la luce delle anime che stanno arrivando, è veramente un capolavoro meraviglioso. Ci avviciniamo alla nostra No, epoca. ma ripetimi dov'è Giuda, Ah, perché non l'ho scusami, vista. allora, Ah, grazie, si vede scusate, Marco. è l'unico seduto di qua, è così. No, No, perché, grazie. prego. No, perché sin da alcuni di Alaska studiava architettura e ha detto a papà, vorrei andare a vedere la mostra di Antonello da Sa che Messina. no. Sì, la mostra è tornata da E il Messina. padre, che chiamano Castoria, poi Poi, sa, mi interrompe. Antonello da Messina un po' è Ma interrompente, infatti, però non lo non era so. scritto. No, non è scuro. Questa non era la mia domanda. Passiamo al 1900, per proseguire questo ragionamento, scuola fluisce, no? L'idea dell'ultima cena. Se questo è un banchetto, questo è un rito. Salvador Dalì, avete in mente naturalmente i crocifissi tridimensionali, Salvador Dalì, quello di San Juan de la Cruz, per esempio, no? Vedete già la tridimensionalità, si vede anche qui Gesù crocifisso in alto. Questo è un rito, gli apostoli sono sacerdoti intorno alla tavola. Ma all'interno del rito la provocazione di Salvador Dalì, guardate Gesù. Gesù ha le sembianze della moglie di Salvador Dalì. A me, sempre per non essere blasfemo, mi viene in mente del 78 Papa Luciani che pregava a Dio Padre nostro e Madre nostra. Insomma, Salvador Dalì forse non era così blasfemo. E arriviamo ai giorni nostri ed è la prima volta che io riesco a fare questa presentazione con l'opera in originale presente in sala, non era mai capitato. Io presento sempre, e non l'ho messa oggi perché c'è lui, io presento sempre la nuova cena di Davide Foschi, perché la prima volta che l'ho vista ero qua in questa sala, perché era l'inaugurazione della personale di Leo Massaroa, che peraltro è presente in questa mostra con un'opera su Leonardo. E poi Tutto tutto si chiude. La prima volta sono rimasto colpito, ancora di più guardando l'originale, perché davvero. Il maestro Foschi ci fa fare il cammino in direzione uguale e contraria, mi verrebbe da dire citando De André, rispetto a Leonardo, mentre Leonardo ci trascina all'interno dell'opera, ecco che Davide invece fa esplodere l'opera verso di noi, è un'esplosione di luce e di colore, viene quasi a coprirsi, è l'ultima cena che viene. E se Leonardo aveva dipinto ogni apostolo uno per uno e aveva dato un colore, il nero di Giuda, ma poi il colore di Andrea, il colore di San Giacomo Maggiore, il colore di Tommaso, di Pietro, di Giovanni. Qui invece tutti i colori si mischiano e ci vengono addosso, perché lo diceva prima giustamente Davide. Dentro di noi c'è una goccia di nero di Giuda, c'è una goccia di Andrea, c'è una goccia ogni tanto di Giacomo Maggiore, speriamo. Cioè, tutti questi colori vengono e ci assorbono. Veramente, secondo me, è un'opera bellissima per il pensiero che c'è dietro, oltre che per la. A fare un applauso. Sì, assolutamente. Non riuscirò mai a fare la presentazione con gli autori presenti, a parte te, quindi, credo. Con Davide, poi, a parte che ci siamo confrontati, io prima di usarla ho voluto anche incontrarlo gentilmente, ho incontrato Rosella e Davide per scambiarci le opinioni, ma poi abbiamo anche parlato del nuovo Rinascimento, perché io sono convinto che adesso serve aprire una fase di nuovo rinascimento. Provo a spiegarvi la mia posizione con questa che è l'ultima immagine che vi mostro.
Salvator Mundi, Leonardo gli allievi, perché non c'è solo la mano, in realtà. Questo è l'opera che detiene un record, è l'opera più pagata in un'asta, è stata battuta da Sotheby's a Londra 450 milioni di dollari. E alcuni ricercatori dell'Università della California hanno definito con certezza che l'effetto della luce sul vestito di Gesù, non so se lì in fondo si vede, è quello che sembrerebbe se solo se questa sfera che tiene in mano Gesù, che raffigura il mondo, fosse vuota, fosse cava. Quindi qui davvero vediamo la straordinaria perizia del pittore Leonardo da Vinci messa al servizio della straordinaria conoscenza del fisico, del studio di ottica Leonardo da Vinci. Leonardo era ossessionato dalla luce, non capiva di cosa è fatta, come si muove, non capiva i meccanismi, diceva, va contro il muro e si ferma, va contro una parete trasparente, passa ma cambia, assume dei colori, ma dove sono quei colori? Leonardo aveva capito che se arrivassimo a comprendere le regole, i meccanismi, l'essenza della luce, arriveremmo a comprendere l'essenza, i meccanismi e le regole del mondo e dell'universo. 400-450 anni prima di Lorentz e di Einstein. Capite l'universalità del genio di Leonardo? Poi nel 1600, grandi pensatori come Cartesio, come Galileo, che ci hanno insegnato un metodo per studiare la filosofia, un metodo per studiare le scienze. Abbiamo cominciato a specializzarci, a creare una barriera, a dividere due pianeti, no? A 13 anni adesso ci chiedono, tu vuoi occuparti di tecnica o vuoi occuparti di umanesimo? Dopodiché quando hai deciso è finita lì, cioè sono no, due strade che, un triangolo che si diverge. Siamo diventati dei pozzi di scienza, nel senso che andiamo in profondità, ma soltanto sul piccolo aspetto che ci interessa, perché sono talmente tante le nozioni che per essere un esperto devo sapere tutto di poco, perché il mio cervello è limitato. Bene, oggi i computer di oggi hanno una capacità di conservazione di nozioni, di notizie molto più ampia, sanno tutto, tutto quello che digitalmente è disponibile, non proprio tutto, ma molto, e da novembre scorso sono disponibili per conversazioni, cioè è possibile parlare con questi calcolatori un linguaggio naturale, loro fanno i collegamenti molto velocemente, è davvero l'effetto wow, se qualcuno di voi ha provato a usare ChatGPT, è veramente un effetto clamoroso. Allora non è più così importante sapere le cose, diventa molto più importante saper fare le domande, saper fare le domande giuste, nel modo giusto. Ci vuole molta consapevolezza della potenza che hanno questi strumenti, per chi li usa, ma anche per chi li fa. Chi progetta deve avere una competenza valoriale, etica, umanistica, molto maggiore di quella che solitamente viene insegnata a queste persone. L'esempio classico che si fa è quello dell'automobile a guida autonoma. In caso di inevitabile incidente con inevitabili vittime, l'algoritmo deve decidere quali vittime potenziali proteggere e quali vittime no. Capite che è una scelta di gerarchia di valori, non è una scelta banale che è insita nel programma. Ecco perché oggi, quasi contestualmente, Google e IBM hanno creato due divisioni, una divisione a testa, di etica dell'intelligenza artificiale, in cui filosofi e ingegneri lavorano assieme, perché non c'è un ingegnere che ha la competenza del filosofo oggi. Servono entrambi. 4 giorni fa il CEO di Microsoft ha detto che i prossimi progetti verranno guidati da moral philosophers, che sono i filosofi che si occupano di morale, di etica. È necessario questo passaggio, è per questo che io continuo a essere convinto che sia importante imparare a fare le domande, a farsi le domande giuste. Che sia arrivato davvero il momento di rinnovare i voti matrimoniali con colei che fu l'unica sposa fedelissima, amatissima di Leonardo da Vinci. È arrivato il momento di farsi guidare nella nostra sete di conoscenza dalla universale curiosità. Grazie.